Presidente Francesco Cossiga, ospite a Sirmione per il Catullo, verrà premiato questa sera. Innanzitutto lo ringraziamo per la sua disponibilità di incontrarci. Credo che Sirmione, Lago di Garda, Brescia, Lombardia sia grato alla sua presenza. Grandi amici a Brescia, è una città che ho molto frequentato perché ho grandi amici da Cesare Trebeschi a Mino Martirazzoli. Ci abbiamo visto qui con lei stamattina. Esatto. È una città in cui mi sono anche rifugiato quando si pensava che corressi nel periodo dei sequestri in Sardegna, corressi qualche pericolo perché mio padre era direttore generale della banca, e mi sono rifugiato presso amici a Brescia. Poi ho questi a Brescia, ho questi due amici carissimi che sono Cesare Trebeschi, mio compagno di collegio alla Cattolica, e Mino Martirazzoli, che io considero una delle intelligenze migliori del mondo cattolico politico italiano, insomma. E c'è un solo difetto, che non ha ambizione per le cariche, per gli uffici è un politico senza ambizione. Dunque stasera mi danno questo premio alla carriera, ma una delle cose che io dirò è che non capisco perché me lo danno, perché dare il premio a uno che ha fatto la carriera faticosamente lo capisco, ma io non ho fatto la carriera faticosamente. È stato faticoso però. Sì, è stato faticoso fare poi le cose dove mi mettevano, e spiegherò stasera come io ho occupato quelle cariche perché le persone che erano destinate a quelle cariche poi all'ultimo momento non potevano più essere elette o nominate. Invece, ecco, l'altro è il caso di Costanzo, lui la carriera l'ha fatta sul serio, se l'è lavorata, insomma. Comunque trovo questo posto bellissimo, direi che il Lago di Garda è diverso dagli altri laghi, perché ha la bellezza del lago e del mare, ecco, e spero di ritornare, anche se ho capito che non bisogna tornare né di luglio né d'agosto, ma solo di settembre. Questo è un bel problema, sì. Presidente, lei ha toccato degli argomenti del cattolicesimo. Mi sembra che in questo periodo siano un po' in discusso un po' tutti i valori della nostra vita. Beh sì, c'è una crisi, è che noi ci siamo illusi di essere un paese massicciamente cattolico, e ci accorgiamo che le cose non sono così, e che le cose non sono così soprattutto in Europa. Anche se ci deve essere stata una certa rivoluzione culturale, perché nessuno si aspettava l'esito della campagna dell'astensione che abbiamo avuto, delle quali ci siamo impegnati in prima persona, sia io che Mino Martirazzoli, che mi ha trascinato fuori da una clinica per andare con lui all'Eco a fare un comizio, diciamo così, a favore dell'astensione. Lei è stato il primo cittadino nazionale, Presidente della Repubblica. Per caso. Lei ha fatto tutto per caso, però ha fatto... Sì, quasi tutto per caso. Perché qualcuno l'ha messo lì, ha detto prima. Sì, ma per caso, come spiegherò stasera. Ma ecco, dal suo punto di vista, il suo alto livello, altissimo, come la vede la nostra Italia in questo periodo? A me sembra che sia cattiva. Siamo in una situazione grave, dovuta anche alla contingenza europea e internazionale, però probabilmente diranno che questa è nostalgia dei bei tempi antichi della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista. Non mi sembra che né questo centrodestra né questo centrosinistra così avranno la genialità di risolvere i nostri problemi, però speriamo che si risolvano da soli sotto lo stellone d'Italia inventato da un non cattolico, anzi anticlericale bresciano, il ministro della giustizia Zanardelli. Grazie Presidente. Arrivederci.